Ciao ragazzi, benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la sostituzione o l'upgrade di un SSD M2 NVMe su un HP Omen 15 EK00. Vi ho specificato il modello perché di Omen 15 ce ne sono diverse variabili, quindi questo video è specifico per questo modello o modelli molto simili. Inoltre sul canale verrà caricato anche il video dove faremo la sostituzione della batteria e anche la sostituzione della RAM, quindi se possedete questo computer vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi perché sarete aggiornati sui prossimi video che verranno caricati. Inoltre seguiteci anche sui nostri canali social Instagram e Facebook che trovate sempre in descrizione e anche sui canali Telegram e WhatsApp dove trovate offerte su molti prodotti. Come state vedendo nel video, la prima cosa che abbiamo fatto è stata capovolgere il nostro PC. Adesso vi sto facendo vedere che le viti sono diverse perché quelle che si trovano sulla parte superiore che sto svitando adesso sono più lunghe, mentre quelle sulla parte obliqua sono più corte. Quindi una volta che l'avremo capovolto e poggiato su un piano morbido per non danneggiare lo schermo, togliamo tutte le viti, ricordiamoci dove le abbiamo tolte e andiamo a fare l'apertura. Dovremo spingere con le dita su un angolo come sto facendo in questo momento e poi una volta che lo avremo sollevato un po' andare a mettere un plettro in plastica per far sì che non si richiuda e poi andremo a fare leva per poterlo aprire. Vi ricordo anche che in descrizione vi lascerò il kit di smontaggio completo, quindi quello che state vedendo nel video lo troverete anche in descrizione, nonché gli SSD che potrebbero essere necessari per la sostituzione. Una volta che avremo passato il plettro lungo tutto il perimetro, andiamo a togliere la scocca. Tolta la scocca, andiamo subito a staccare la batteria in modo tale da togliere tensione sui circuiti elettronici del nostro computer. Purtroppo non potremo togliere subito la batteria perché è tenuta proprio da uno degli SSD che vi sto facendo vedere in questo momento. Basterà togliere una vite e andremo a smontarlo in 2 secondi, quindi basterà tirarlo e verrà via. Una volta fatto questo potremo andare a togliere la batteria del nostro computer. Questo lo dovremo fare perché poi sarà necessario per poterla riattaccare, in quanto è molto scomodo farlo con la batteria in sede. Quindi dovremo togliere tutte le viti che sono segnalate da una freccia, sono 5, ve l'ho fatte vedere prima. Una volta tolta la batteria potremo andare a fare il rimontaggio. Vi consiglio prima di rimontare il nostro computer di dare una pulita alle ventole, lo potrete fare anche con un aspirapolvere. Mi raccomando, quando passate vicino alle ventole tenetele con un dito perché non dovrete farle girare assolutamente. Andiamo a dare una pulita generale e poi andiamo a fare il rialloggiamento dell'SSD. Dovremo toglierlo dalla lamina come vi ho fatto vedere adesso e poi dovremo reinserirlo. Ora andiamo a rialloggiare di nuovo la batteria prima di rimontare l'SSD. Chiaramente non vi sto facendo vedere quell'altro perché se volete cambiare l'altro necessariamente dovrete smontare anche quello che abbiamo smontato adesso proprio per poter liberare la batteria. Una volta che l'avremo riagganciata andiamo a rimetterla in sede facendo combaciare i fori delle viti sulla scocca e andiamo a riavvitarla. Le viti, mi raccomando, mettetele da parte, quelle della batteria, non mischiatele con le altre. Ora possiamo rimettere il nuovo SSD e anche la lamina. Dovremo far sì che si combacino perfettamente anche sul foro dove va ad avvitarsi. Rimettiamo la scocca, basterà premerla un po'
lungo il perimetro per farla riagganciare. Mi raccomando, non premete assolutamente sopra il display mentre fate questa operazione, quindi piuttosto apritelo come ho fatto io e poi richiudetelo una volta che l'avrete incassato. Prendiamo le viti più lunghe e andiamo a riavvitarle sulla parte superiore. Ora prendiamo quelle più corte e andiamo a riavvitarle sulla parte obliqua. Sono 4 per lato e il nostro lavoro sarà terminato. Come detto, in descrizione vi lascio sia l'SSD e sia il kit di smontaggio completo. Se avete dubbi o domande, ponetele pure nei commenti, cercheremo di rispondere a tutti. Se il video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.